Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. Adesso si può comprendere quello che abbiamo detto, quello che c'è scritto, che le mitzvot sono in Malchut, i comandamenti, le mitzvot sono in Malchut, che la Malchut è l'ultima hei del tetragramma, e la Torah è in Zerampin. Zerampin significa le sei midot, sei attributi, che sono superiori a Malchut, che sono la Vav del nome di Dio. E dunque evince che la Torah è più elevata delle mitzvot, secondo questo. Dato canto c'è scritto che su, nei livelli spirituali più elevati, nella parte interna della corona, scusa, nella parte esterna della corona, sarebbe dire nella volontà esterna di Dio, si chiama Arich Anpin, le mitzvot sono nella parte più elevata in Golgolta Belevanonit, sarebbe dire la parte bianca del cranio, la parte più elevata della volontà. E lì cosa succede? Lì ci sono, c'è il sentiero che si divide nei capelli, sarebbe dire che da lì la Torah si suddivide in 613 comandamenti. Scusate, le mitzvot lì si suddividono in 613 comandamenti, che sono come i capelli che si suddividono dal cranio. E dunque nei livelli spirituali più elevati le mitzvot sono più elevate della Torah, perché le mitzvot sono nella parte suprema, nella parte esterna della volontà suprema di Dio, nella parte bianca del cranio, in maniera allegorica chiaramente. E invece la Torah da dove deriva? Dalla saggezza, che la saggezza è anche un livello molto elevato, però è inferiore alla volontà. E dunque la Torah deriva dalla saggezza suprema, nella mente nascosta di Arich Anpin. E questa è la saggezza, la mente nascosta di Arich Anpin, si riferisce alla saggezza dei motivi dei mitzvot. E dunque c'è una contraddizione apparente, perché nei livelli, nei realmi spirituali più elevati, le mitzvot sono più elevate, sono la volontà, e poi c'è la Torah che è la saggezza. Nei livelli spirituali più bassi, la Torah è in Zerampin, nei sei attributi divini, e poi in Malchut ci sono le mitzvot. E dunque è l'inverso. Nei livelli, nei realmi più alti, le mitzvot sono più elevate. Nei realmi più bassi, la Torah è più elevata. Allora l'Alter Rebbe spiega, come mai è così? Non è una contraddizione. È così, è giusto così. Perché? Perché questo è come un timbro che si capovolge. Quando tu prendi un timbro e timbri sulla cera calda, quello che nel timbro sporgeva, nella cera diventa una fessura. Per cui i concetti più spirituali, più elevati, quando scendono giù, arrivano più giù, più in basso. E come c'è il famoso detto, che c'è un legame, Neotz Techilatam Besofan. L'inizio e la fine sono legati. Cioè nella fine è inficcato l'inizio, sarebbe dire che l'inizio è connesso nella fine in maniera più forte che nei livelli mediani. E cos'è questo inizio che è conficcato nella fine? È la luce infinita di Dio, benedetto che sia, di creare ex nihilo. Non di creare tramite causa e effetto, che la causa avvolge l'effetto e dunque l'effetto è totalmente nullo, ma creare ex nihilo in maniera che l'essere creato
si autopercepisca come una cosa distaccata, separata da Dio, dalla divinità. Perché questo è necessario, che ci autopercepiamo separati? Per fare Dio regnare, perché abbiamo spiegato che non c'è re senza popolo. Popolo significa una cosa che è distante dal re. Per essere distante dal re, devi essere non annullato, perché se sei totalmente annullato al re, allora non sei distante, sei vicino. Allora, un essere che si percepisce come una cosa per conto propria, allora lui, quando si annulla il re regna su di lui. Ma se questo non si percepisce neanche come una cosa per conto proprio, cioè non c'è chi si annulla. Per cui, tramite che re comanda un comandamento e degli esseri che sono distaccati si sottomettono al re di loro propria volontà, allora il re regna sul popolo. Ma se il re avesse tantissimi figli o tanti ministri, anche se loro si annullano a lui, sono parte di lui, non si può regnare su di loro. Invece proprio un'entità separata che si annulla al re accettando i suoi comandamenti, accettando di osservare le mitzvot, allora questo fa diventare re. E il versetto dice: Sof ma'ase ma'shat chila, la fine dell'azione con l'inizio del pensiero. Sarebbe dire quando uno fa una cosa, magari deve fare una cosa molto complessa, ci sono tanti passaggi da fare, ma qual era il suo obiettivo finale? È la cosa che ha pensato all'inizio. Per cui l'ultima cosa che ha fatto quando lui è arrivato alla conclusione dell'opera che sta facendo, questo era la sua intenzione all'inizio. Magari alcuni passaggi in mezzo non erano così importanti, a lui non interessava. Lui interessava l'obiettivo finale. Poi sì, bisogna fare quei passaggi per altri motivi, ma non sono così importanti. Cosa è importante? La fine. Stessa cosa, proprio le mitzvot che si fanno con oggetti materiali, che tutte le mitzvot sono legate a qualche cosa di materiale, lì proprio c'è la volontà divina. Proprio nella fisicalità, nell'elevare la fisicalità. E perciò dice il Talmud di Gerusalemme che anche Rabbi Shimon Bar Yochai, che lui sosteneva che studiare Torah è la cosa più importante, fino al punto che quando uno studia Torah non deve interrompere per leggere lo Shema. Noi sappiamo che c'è la mitzvah di leggere lo Shema due volte al giorno, mattino e sera, quando ti alzi e quando ti svegli. C'è tempo che si sveglia normalmente, tempo che si va a dormire normalmente. Però, nonostante ciò, che Rabbi Shimon diceva che non si interrompe la sua Torah per leggere lo Shema, ma comunque per fare le mitzvot con oggetti materiali, tipo prendere l'ulav, allora sì che si interrompe la sua Torah. Perché? Perché l'azione è la cosa più importante. L'azione è talmente importante che il Talmud dice che chiunque studia Torah senza l'intento di osservare, di mettere in pratica quello che studia, era meglio se la sua placenta si fosse capovolta e lui sarebbe abortito, non nato. Perché il Talmud dice questa espressione, che la placenta si capovolge? Poteva dire semplicemente era meglio che non nasceva. Cosa vuol dire placenta capovolta? Perché la placenta è la prima cosa che viene formata quando dalla goccia del seme. La prima cosa che parte è la placenta. Per 40 giorni c'è solo quello. Il 40° giorno comincia a formarsi la forma del bambino. E dunque la stessa cosa, le mitzvot sono la parte principale della Torah, come la placenta è la parte principale del bambino, e sono la radice della Torah. E se uno studia la Torah senza intenzione di osservarla, è come che ha sradicato la Torah dalla sua radice,
e tutto non ha senso. E dunque, nonostante il fatto che la mitzvah è materiale e la Torah è saggezza, è spirituale, lo stesso le mitzvot sono la cosa più importante, perché le mitzvot sono la radice della Torah. Però le mitzvot, essendo più elevate della Torah, il loro livello più elevato è in maniera che avvolge, non in maniera che penetra, e di conseguenza non è percepibile da noi. La Torah, il suo livello più elevato, viene rivelato a noi e in maniera interna, e di conseguenza noi la percepiamo. E per cui, dal nostro punto di vista, guardando da giù a su, allora sembra che la Torah è più elevata delle mitzvot. Ma in realtà le mitzvot sono più elevate della Torah, solo che le mitzvot sono in maniera avvolgente che noi non la percepiamo, la Torah in maniera interiore, dunque noi la percepiamo. E dunque, studiando la Torah e osservando le mitzvot, la Torah va a dare vitalità interna alle mitzvot. Quando uno fa una mitzvah così senza sapere, non ha molta vitalità. Ma quando uno ha studiato questo concetto nella Torah, nel Shulchan Aruch, nella legge ebraica, nel Talmud, nella Hasidut, nella Kabbalah, sa tutti i segreti di questa mitzvah, fa la mitzvah con tutta un'altra energia. E come sarà spiegato più avanti? E dunque, se uno studia Torah senza intendere studiare di fare mitzvot, e studio Torah non va a niente, chiaramente le mitzvot non ci sono. Ma bisogna studiare Torah con l'intento di osservare mitzvot. Anche il Ramban, nell'Igeret Ramban, lui scrive: quando studi qualcosa, quando stai per alzarti dal libro che hai studiato, pensa come puoi mettere questa cosa qui in pratica. Shalom a tutti. Vi auguro un buon Kippur e un digiuno efficace, che veramente ci aiuti a avvicinarci a Dio e portare Mashiach subito qua, adesso, che tutti quanti possiamo oggi stesso essere a Yerushalayim, Mira Kodesh, e vedere il sommo sacerdote del terzo santuario come fa il servizio divino di Kippur, come è descritto nella preghiera di Kippur.